era la cosa che tutti ci chiedevano di fare durante la settimana ed era probabilmente l'unico vero obiettivo che avevamo per questa partita, stare sempre in partita. Almeno quello abbiamo fatto, però c'è ancora tanto, tanto da fare, la stagione è ancora lunga, ma insomma almeno anche un po' di morale lo porta una partita del genere. Abbiamo fatto vedere che a saper giocare a basket siamo capaci non solo in allenamento, ma anche partite come questa. Però ora è tempo anche di fare qualche risultato positivo. Devo dire che Pistoia ha giocato una partita migliore della nostra, giocando con grande ardore, con grande presenza, giocando con personalità in una situazione di emergenza, e noi gli abbiamo concesso di fare tutto questo giocando una partita sufficiente, ma in alcuni momenti anche con sufficienza. Credo che questo sia una cosa che non va bene. C'era già successa lo scorso anno, ancora con Pistoia che si era presentata in emergenza e l'abbiamo dovuta ribaltare da un meno 13. E credo che queste siano situazioni da analizzare. La pausa arriva forse al momento giusto, perché abbiamo tirato veramente una grandissima corsa in questi due mesi di attività, vincendo tanto, facendo molto bene, e penso che questa pausa arrivi al momento giusto, anche se ci porta via due giocatori che invece sarebbe stato meglio averli con noi per fissare alcune cose, ma del resto è anche un orgoglio sia per la società che per loro di essere chiamati. Allora, come ho detto ai ragazzi a fine gara, anche stasera è stata una gara con, come tutte le gare, ci sono cose positive e cose negative, quindi anche stasera abbiamo fatto tante cose positive, ma ci sono stati anche tanti errori, come sono stati fatti degli errori nella gara a Reggio Emilia, nella gara a Varese, nella gara contro Cantù. La differenza che ci ha permesso di rimanere attaccati alla gara è stata semplicemente che ogni volta che c'era un errore, o difensivo o offensivo, negli occhi dei ragazzi c'era la voglia di rimediare immediatamente all'azione successiva di squadra e non in maniera individuale, eseguendo, lottando, cercandosi e collaborando. Per cui ho detto ai ragazzi, ciò che si è verificato stasera deve essere un punto di partenza per crescere e continuare a lavorare in questa direzione con questa mentalità. E quindi se si fidano di me, così come mi hanno dimostrato questa sera, devono sapere che se giocano, si comportano, si allenano in questa maniera, prima o poi si tornerà alla vittoria, e siccome il campionato è molto lungo, l'obiettivo da raggiungere nostro, che sarà quello della salvezza, si potrà raggiungere.